Non sta bene parlare con la cicca in bocca. Chissà se il generale messicano al centro di questa storia lo aveva detto al vetraio che aveva convinto a trovare una gomma industriale indistruttibile ed economica. Certo, poi bisognava forse avvisare anche i genitori d'America con i loro dentisti, che hanno creato tutto il fenomeno a suon di centesimi infilati nei distributori di chewing gum. Bentornate e bentornati a Illustri Sconosciuti, il podcast dedicato a tutte quelle persone che non sono famose ma dovrebbero esserlo, perché hanno realizzato qualcosa che è parte della nostra quotidianità e dei nostri ricordi più preziosi. Autrice di questa serie di puntate sono io, Astrid Serughetti, giornalista di professione e amante delle storie, soprattutto quelle legate agli oggetti che usiamo sempre. In queste puntate trovano spazio inventori e inventrici, gente che ha contribuito tantissimo alla storia umana, ma il cui nome è stato dimenticato. Forse non sarà questo podcast a ridare loro il giusto posto nella storia, ma voglio pensare che quando vi ritroverete a guardare quel particolare oggetto o usare quello strumento, vi tornerà alla mente il nome di chi lo ha creato, chiedendovi cosa sia e quanto conti realmente la notorietà. I miei amici piemontesi le chiamano cicles e solo oggi ho capito il motivo. Quella della gomma da masticare è una storia antichissima e dire che qualcuno l'ha inventata, come stiamo per fare, significa spararla un po' grossa. Ma c'è comunque un prima e un dopo, un momento a partire dal quale il chewing gum è diventato qualcosa di molto, molto popolare. Ma partiamo con ordine e mettetevi comodi, perché questa è una storia ricca di personaggi veramente incredibili. La cicca più antica del mondo l'ha trovata un'archeologa volontaria, tutta bella masticata, da un uomo o donna preistorico, ben 5.000 anni fa. Ma la cosa più divertente è che l'ha trovata in Finlandia, che non so voi, ma non è proprio il primo posto che mi viene in mente se penso alla gomma da masticare. Il sito neolitico è quello di Kirjekki, dove appunto è riemerso questo pezzo di resina di betulla, tutto bello masticaticcio, con tutte le sue belle impronte dei denti e niente, hanno capito che era una cicca. Altri esempi si trovano in tantissime altre culture, Aztechi, Maya, antichi greci, egizi, nativi americani, e proprio dalle antiche popolazioni delle Americhe deriva anche il nome. Il cicle, infatti, nasce dalla pianta Manilkara cicle, che è una pianta tropicale, sempre verde, originaria del Centro America, da cui si estraeva il lattice comunemente usato come cicca. E l'obiettivo, tra l'altro, è sempre stato quello, cioè rinfrescarsi l'alito e darsi una riordinata dopo i pasti, diciamo, mica questioni più complesse. Ma quando è che la cicca passa dall'essere un'abitudine locale, da villaggio e tribù, a un alimento di uso comune? Che poi, sarà giusto chiamarlo alimento, visto che non si ingoia? Ma credo di sì, visto che ha anche dei valori nutrizionali dichiarati. In ogni caso, cosa succede nella seconda metà del 1800? Che fioccano inventori e brevettatori di gomme da masticare. Ma ce n'è uno la cui vicenda personale è talmente avventurosa che lo si può considerare il vero padre del chewing gum moderno. Il nostro uomo si chiama Thomas Adams, oggi ricordato come scienziato e inventore, ma in realtà nella sua vita ha fatto un po' di tutto.
Nato nel 1818 a New York City, durante la sua vita lavora appunto come vetraio, fotografo e soprattutto come segretario del presidente messicano Antonio López de Santa Anna. Conosciuto come il Generalissimo, ma chiamato anche il Napoleone del West, che è stato per circa 11 volte presidente del Messico, mentre passava ripetutamente dall'apice del successo alla rovina più totale. Per inquadrare il personaggio, basta dire che inizia la sua carriera militare durante la guerra di indipendenza del suo paese, ma al fianco degli spagnoli. Poi cambia idea e diventa un generale messicano accanto ai ribelli. A quel punto vince e diventa dittatore populista e ottavo presidente alla guida della nazione latina. Ma la guerra contro il Texas lo rende prigioniero e viene destituito. Si rifà nella battaglia contro i francesi ed eccolo nuovamente al potere, che organizza funerali di Stato per la sua gamba tranciata di netto da un colpo di cannone. Un nuovo colpo di Stato lo costringe a fuggire a Cuba. Ma per la guerra contro gli Stati Uniti lo richiamano in patria. Ma la sconfitta è terribile e parte del Texas e della California vengono ceduti agli statunitensi. Dopo la firma degli accordi si dimette e va a vivere prima in Giamaica, poi in Venezuela. Torna presidente con poteri dittatoriali dal 1853 al 55 e indice il concorso per l'inno nazionale messicano. Dopo il 1855 vive nuovamente in esilio, tra Cuba, gli Stati Uniti e la Colombia. E solo nel 1874, ormai malato e in completo declino, può rientrare in patria grazie a un'amnistia, per morire un paio di anni dopo. Ma di tutta questa vita incredibile, a noi ci interessa il momento durante l'esilio negli Stati Uniti. In particolare il momento che passa a New York, quando Thomas Adams lavora per lui. E proprio Santa Anna lo sprona a diventare imprenditore, a cambiare la sua vita di mediocre fotografo squattrinato e darsi alla fabbricazione della gomma. Ma perché la gomma? Perché il Generalissimo era un grande consumatore di gomma da masticare, abitudine che gli veniva dal villaggio di origine, dove chi masticava la linfa della sapota, come gli antichi Maya, era chiamato ciclero. Gommosa, in odore e in sapore, Sant'Anna si convince che, opportunamente lavorata, la linfa può diventare un'alternativa molto più economica alla gomma, materiale che si stava iniziando a diffondere proprio in quegli anni. Ma si sente vecchio per fare esperimenti e stimola Adams affinché sia lui a trovare la soluzione. E Adams ci prova, insieme al figlio maggiore, Thomas Jr., ma non riesce a vulcanizzare il cicles. Quindi il Generalissimo lo molla, che se ne torna in Messico, e lui resta con un'idea fallimentare in mano, la scorta da gomma da masticare di Sant'Anna, 7 figli e circa $30,000 investiti in una cosa che non ha funzionato. Inizia allora a vendere piccole porzioni della gomma di Sant'Anna alle farmacie, come alternativa alla paraffina zuccherata che veniva usata per la masticazione in quegli anni. Poi inizia anche ad aromatizzarla e la verità è che nel 1871 gli affari gli stanno andando abbastanza bene e lui decide di brevettare la sua ricetta. Certo, non è una novità, eh? Già 20 anni prima John B. Curtis lavorava per Ebollizione, la gomma di abete rosso, che poi commercializzava nel Maine. Aveva avviato addirittura una fabbrica con 200 dipendenti e vendeva il suo prodotto nelle farmacie. E allora perché Thomas Adams è considerato il vero padre della gomma da masticare moderna? Perché la sua, come si legge nel brevetto,
Non contiene nulla di un carattere malsano. Può essere allungata e modellata in forma o rotta e riunita all'istante. Insomma, era molto più simile alle cicche di adesso rispetto a quelle più dure e rigide diffuse fino a quel momento. Per capirci, nel 1869, quindi un paio d'anni prima di Adams, anche William Finlay Stample, dentista di Mount Vernon, nell'Ohio, brevetta una gomma da masticare. Ma la sua gomma aveva lo scopo di pulire i denti e rafforzare la mascella del masticatore, e gli ingredienti includevano gesso e radice di liquirizia in polvere. Ma anche il carbone era suggerito come ingrediente adatto nella ricetta. La gomma da masticare di Adams diventa quindi subito un prodotto di discreto successo perché è più morbida e perché è più divertente, così come era stato in fondo per anni presso gli indigeni. Con i figli, soprattutto con il maggiore che era un commerciante di stoffe e aveva capacità di venditore migliori del padre, fonda la Adams Sons & Company, con cui vende le Adams New York Gum, Snapping and Stretching, per un centesimo. Sono buone, hanno un sapore e sono cicche a tutti gli effetti. Ma chi arriva qualche anno dopo a New York? Percival Everett, il padre dei distributori automatici. Ora, il momento del loro incontro non è raccontato con dettaglio. Tutte le date che caratterizzano questa storia sono un po' confuse, riportate non senza errori nelle varie versioni. Ma quello che è certo è che nel 1888 le stazioni e le farmacie di New York erano piene di distributori automatici delle celebri gomme da masticare, tutti frutti di Adams. E il mercato delle cicche, dopo quella al gusto della liquirizia, era esploso. I distributori automatici rendono le gomme da masticare un prodotto estremamente popolare. E il gusto tutti frutti fa il resto. Nel 1899 Adams fonde la sua azienda con altri produttori di gomme da masticare dagli Stati Uniti e del Canada e insieme formano l'American Chicle Company, di cui diventa il primo presidente. La crescente popolarità del chewing gum nei decenni successivi porta gli scienziati a sviluppare nuove versioni sintetiche del prodotto. Tuttavia, alcune varietà di chicle vecchio stile restano in produzione a lungo. Il 7 febbraio 1905 il nostro Thomas Adams muore a New York, città da cui di fatto non si era mai realmente allontanato, mentre la sua azienda, l'American Chicle Company, prima viene acquistata da una farmaceutica, poi nel 1997 ribattezzata Adams in onore del suo fondatore ed è attualmente proprietà del gruppo dolciario britannico Cadbury. Finisce qui questa puntata di Illustri Sconosciuti, con qualche curiosità in più legata all'Italia, dove le cicche arrivano con la fine della Seconda Guerra Mondiale, portate appunto dagli americani e chiamate gomme americane. La Big Bubble nasce invece nel 1978 per il mercato dei più piccoli ed è il primo prodotto in assoluto ad essere venduto nel formato in stick, quello del pacchetto tascabile, dall'italianissima Perfetti. Ora è tutto davvero e vi do appuntamento alla prossima puntata che vi aspetta su tutte le piattaforme. Mentre sulla pagina Instagram di Illustri Sconosciuti ci troviamo per continuare a parlare di celebrità poco note. Alla prossima!